Ah ah. Così impari. Sporco traditore. No, non ci credo. Now we can all relax. Nishi. What the hell is that? A bomb? You mean? Don't be an idiot. No. I won't let you have the money. Huh. Oh man. Do you really hate me that much, Yumi? I guess you do. I don't blame you. Nishiki. You haven't given up, have you? Hell no. I will become the successor to the Tojo clan. Ma che stai dicendo? Whatever it takes. Nishiki, listen to me. That's not possible. You've been Jingu's puppet this whole time. His true intention was to... Do you think I'm that stupid? Beh, è quello che pensa Shino. Huh? What are you implying? Shimano, pardon. I told you, Kazuma. Ever since that day 10 years ago when I turned my back on you, I haven't trusted a single person. I never trusted Jingu. Not since he first approached me. So, you knew all along. That's right. I didn't want to be a loser anymore. Didn't want to lose to you again. Kazuma. Se sei debole, non è colpa nostra. But she's never looked my way. Not even once. Yumi only ever cared for you. After the shooting 10 years ago. You were completely out of the picture, Kazuma. And that is when I made the decision. To change my destiny. No matter what sacrifices had to be made. So you sacrificed Oyabun and Reina? Nishiki. That's right. I'm gonna get the 10 billion yen. And lead the Tojo clan. Then I'm gonna have what's mine, Yumi. Credici. And I'll be in control of my destiny. For the first time. Nishiki. You don't get it, do you? Get what? Why are you doing this? Can you truly be happy with this life you imagined? You're just running away from all your problems. If you really want to change your destiny, you have to come to grips with your problems. It's not easy, but you have to face them. Look at Kazuma and Haruka. Shut up. Why the hell can't you just accept me for who I am? Nishiki. What? I truly understand your pain. I lost the two most important people to me. You two. I can't turn the clock back 10 years. Even if I wanted to. I can't run away from my fate. That's why. We need to end this. Esatto. Alright then, the final showdown, to settle this shit for good. Drago, è il pesce, la carpa.
Ragazzi, la seconda finale contro Akira Nishiki. Ok, diamoci da fare. Aia. Maledetto. Prendi questo. No. Boom. Ah, che dolore. Ok, è il momento di utilizzare il tirapugni, ragazzi. Ah, sì, grande. La carpa è morta. Sorry. I never forgot about you. Even after my memory returned, I still cared about you. I was so vulnerable. Even when I lost my memory, I still remembered you. I couldn't remember your name. But your smile, your mannerisms, I remembered. Still, it was very vague. There were so many gaps. I wasn't able to wait for you. In the state I was in, I was just so confused. So you see, that's why Jingu and I... But... Even though I lost everything, I still had Haruka. And so, when I left Haruka, I just had to give her this pendant. I wanted her to have the most important thing that I owned. Kazuma. Haruka, I'm sorry to have put you through so much. Kazuma, I have something I need to do. Cosa? Non ci ricredo. Ecco il denaro, 10 miliardi di yen. This money cannot exist. All of it has to be destroyed. Yumi.
Maledetto, tu? Chi è? Kazuma. No, pensavo che era Nishiki, pensavo. Haruka. No, no, no. Haruka? L'ha sparato. Che cosa? Non ci... no, vabbè, non ci credo. Hang in there. Stay with me. Mommy! I found it at last. My money. Ma lui non doveva essere morto. What's the matter? Can't do anything now. Dead. Eccolo. Ma qual è il coltello che utilizzava Yumi? Sparagli. Aspetta, dove spara? No. No, stop. Don't do it. Io ho detto a lui, no, 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 la bomba. Nishi! Non ci credo, l'ha fatto veramente, raga. Ottima idea. Così tutta la città è ricca. Basta. Finally, to hear you call me, mommy. Yumi, these last 10 years, I've wanted to tell you something. I love you. Ci voleva assai? I've always loved you, Yumi. Se gli chiede di sposarlo, Shinji, me ne vado. Before Shinji died, he got it back from Nishiki. I'm so happy. It's come back to me. It's the only present you ever gave me. Ah, quindi non gliel'ha fatto caso, ma. Just one glimpse.
last time, cousin. Last, my dream has come true. Mommy! Haruka, remember, never run away from anything, no matter what. Never. If you do, like me, you'll miss your chance to be happy. Remember that. Never run away. No. Wait, stop. The detective! I'll explain everything later. Put your guns away. Kazuma. You're not to blame. But if you get arrested in connection to this case, you'll never get out of prison again. Quindi l'ergastolo. Date. Yumi. Nishiki. And Fuma Oyubun. They're all gone. So. Go ahead and arrest me. No. Come on. It isn't over yet. Stand up and protect the one thing we're fighting for. Bravissimo, esatto. Don't run away. Haruka, che fine farà? The one thing. Haruka. That's right. If you run the joint, she'll be all alone again. Onesto. That doesn't bother you? Detective. Tutte le battaglie sono finite. Just Chapman! Please wait! There he is. Please wait! Yo, Cosmo, in here! Come al funerale di... Right, di sera. It's all yours. Let's roll. Everything goes planned. The succession ceremony and the retirement ceremony. Yeah. Dimissione. I think I've done my duty. Still, it's the first time. I've heard of a succession ceremony and a retirement ceremony taking place on the same day. Anyway, who did you name as your successor? Well, I chose a man that Sarah Ofumo wouldn't have any complaints about. Yeah? Who's that? It's someone nobody would have expected. Hey, ex-chairman. We're being followed. Huh? Altri problemi? Any chance? He's your successor? Yeah. I'm
sure he's the one. We'll get the Tojo clan back in working order. Niente male. E è nata una nuova leggenda. No reason to stay out of trouble now. Guess you do. Yeah. E ancora si ricomincia nuovamente. Nuovo viaggio per due persone, Kasuma e Haruka. Che bello ragazzi, questa è la parte finale. Ragazzi, ho un po' abbassato l'audio perché altrimenti me lo prenderò per copyright. Comunque, questo finale è veramente bello perché racconta tutto quello che abbiamo fatto dall'inizio fino alla fine. Infatti la cosa bella è che all'ultimo ci hanno detto chi e che cosa hanno fatto questi personaggi che hanno dato dei problemi a alcune famiglie e sono alcune rivolte. Per esempio, ricordiamo all'inizio in cui Nishiki ha sparato all'Oyabun Dojima, che siamo stati noi a dire ci prenderemo noi la colpa, e siamo stati in prigione per 10 anni. Siamo usciti e ogni volta tanti Yakuza e teppisti ci hanno dato la caccia per tipo sconfiggerci. E c'è stato anche l'assassino di Sera, che è stata una cosa non sapevamo che succedesse. Poi c'è stato c'è l'incontro con Haruka, che è stata veramente una cosa fantastica. Con lei abbiamo fatto un sacco di cose e abbiamo sconfitto anche molti nemici, Futo Shimano per esempio, Katsuto, un sacco ragazzi. Questa è stata una serie veramente bella. Sì, lo so ragazzi, comunque mi direte che questo gioco è vecchio, lo so. Però, ragazzi, dà tante emozioni perché mi fa capire molte cose nella vita. Cioè, avete visto che può capitare da un momento all'altro quando perdi una persona molto cara. Infatti, Kasuma e Haruka hanno incontrato Yumi e l'hanno persa per pochi ore. O per pochi minuti, perché c'è stato un combattimento contro Jingu e Nishiki. Dopo quei combattimenti è successo di tutto ragazzi, sono morti un sacco di persone molto care. E infatti Kasuma si era arreso ragazzi, si era arreso. Non voleva più esistere perché voleva andare in prigione. Però si era dimenticato di Haruka, e questo è bello perché si prenderà cura di lei. Il 4, ricordatevi che uscirà un gioco e io lo farò sul mio canale. Credo che abbiate già capito chi sto parlando. Ok ragazzi, io la parte la termino qui. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, scrivete un commento, iscrivetevi al canale. Forem vi ringrazia e ci vediamo con un'altra serie.